Buongiorno a tutte e tutti, sono Antonio Muscolino della campagna Dico 32 e cercherò di coordinare gli interventi di questa mattina in diretta dalle piazze. Oggi si terranno diverse iniziative in Europa, anche sulla scorta dell'appello SS Sanità Pubblica, nel quale si denuncia il proseguimento della mercificazione della salute in gran parte dei paesi europei. E si sottolinea l'importanza della richiesta all'Unione Europea della sospensione dei brevetti sui vaccini. Anche in Italia si è accolta la proposta appunto che è stata fatta a livello europeo e per questo si terranno delle mobilitazioni territoriali in varie città per rilanciare la raccolta firme sulla petizione istituzionale europea, ALICE, per richiedere la sospensione appunto dei brevetti sui vaccini, che risulta comunque ancora molto osteggiata a livello europeo, nonostante alcune dichiarazioni. L'iniziativa dei cittadini europei, l'ICE, ricordo che obbligherà la Commissione europea a rivedere la propria posizione di chiusura alla proposta di sospensione dei brevetti sui vaccini. Bisogna raggiungere 1 milione di firme a livello europeo e ad oggi sono state raccolte oltre 200.000 firme online. Con questa giornata ci sarà anche la presenza appunto dei banchetti che sono gestiti dalle diverse associazioni che aderiscono e questo consentirà una nuova modalità, una modalità cartacea di raccolta delle adesioni e perciò anche un confronto con i cittadini. Ricordo che c'è una scadenza imminente che è la riunione del Consiglio generale TRIPS del WTO l'8 e il 9 giugno. Il Parlamento europeo, infatti, il 19 maggio ha approvato una risoluzione a larghissima maggioranza con 468 voti a favore e 63 contrari, che comprende la richiesta di una sospensione temporanea dei brevetti per i vaccini, i farmaci e i kit diagnostici per il Covid-19. Appunto, questa posizione però deve essere confermata. Occorre fare presto comunque perché la pandemia sta inchiodando interi paesi come India, mentre nei paesi poveri a basso reddito è stato vaccinato solo lo 0,3% della popolazione. Chiaramente le conseguenze sono molto importanti se non si interviene in maniera veloce. Dicevo, in varie piazze italiane appunto ci sarà la possibilità di firmare sia attraverso la pagina web che ricordo è la potete trovare a questo indirizzo www.noprofitonpandemic.eu/it. In questo caso la firma viene confermata dall'inserimento dei codici di un documento d'identità. Oppure appunto da oggi anche su moduli cartacei nei nostri banchetti oppure nelle sedi che comunque verranno poi rese pubbliche. Ovviamente ricordo che in tutte le piazze saranno osservate le normative anti-Covid. In contemporanea, oggi ogni luogo utilizzerà questa giornata per portare a conoscenza della cittadinanza le problematiche in campo sanitario e della salute che si vivono anche localmente e che sono state rese purtroppo evidenti dalla pandemia della Covid-19 e che devono essere superate in particolar modo potenziando il sistema pubblico. Per unificare le piazze in forma virtuale abbiamo pensato appunto di fare questa diretta che dovrebbe proseguire fino alle 12 e ovviamente speriamo che la tecnologia ci assista in questa diretta. Allora, io direi che vi dico quali saranno le piazze che saranno in collegamento. Ci sarà la piazza di Desio. Poi andremo in Versilia, a Gallarate, andremo nella zona della Martesana, a Cremona, a Legnano, a Firenze, a Milano in Piazza Duca d'Aosta, a Roma in Piazza dell'Esquilino, a Monza, a Bergamo, a Matera, Lodi, Bologna, Mantova e poi concluderemo con appunto con Vittorio Agnoletto che ci dirà le ultime notizie per quanto riguarda appunto la questione dell'ICE. Allora, a questo punto io comincerei subito dando la parola a Desio,
in Piazza Conciliazione a Iaia Piumatti. Prego Iaia, puoi parlare. Ok, buongiorno a tutte e tutti. Sono Iaia Piumatti della Sinistra Perdesio e ho l'onore e l'onere di parlare per prima, di rompere il ghiaccio in questa giornata di mobilitazione organizzata dal Comitato per il diritto alla salute pubblica di Monza e Brianza. Negli scorsi mesi la Regione Lombardia ha stabilito quali saranno le priorità in cui investirà i soldi del Recovery Fund. Soldi che hanno fatto coagulare molto rapidamente in un unico governo forze di destra, centro, sinistra. Non si era mai vista una situazione simile né in Italia né in Europa. Tutti convinti, tutti presenti e attentissimi per spartirsi le risorse della transizione. Unici assenti il reddito di base, i beni comuni, la scuola, la ricerca, il trasporto pubblico e la sanità. E a proposito di sanità, quello di cui c'è bisogno, dice Vittorio Agnoletto, che chiuderà poi, è di cambiare il paradigma della sanità. Abbiamo bisogno di assumere medici e infermieri, abbiamo necessità di una medicina territoriale, di strutture ospedaliere intermedie, non di cittadelle della salute. I livelli essenziali di assistenza devono essere garantiti dal servizio pubblico e occorre ripensare ad un'azienda sanitaria pubblica a livello europeo per evitare che alla prossima pandemia dovremo ancora rincorrere le multinazionali del farmaco per avere i vaccini. Dicevamo che Regione Lombardia ha presentato alla conferenza Stato-Regioni il suo piano di intervento, di cui i principali investimenti riguardano nuove infrastrutture stradali e ferroviarie, in primis quelle funzionali alle Olimpiadi 2026, di cui fa parte la purtroppo nostra, quindi Adesio, Pedemontana, autostrada a 6 corsie, devastante. Le tracce TAV Brescia-Verona e Milano-Genova per raggiungere l'obiettivo di 3.100 cantieri aperti. 1 miliardo è destinato per la transizione verso la cosiddetta green economy, che al momento significa sostegno all'agricoltura intensiva regionale. Questo a fronte di 800 milioni per ristrutturazione edilizia scolastica, altri, quindi abbiamo detto 1 miliardo per la famosa green economy. E solo 800 milioni per ristrutturazione edilizia scolastica, altri 800 per la riconversione di immobili esistenti in housing sociale e soli 114 per interventi migliorativi della qualità dell'aria. Grandi assenti, come abbiamo già detto, il potenziamento del trasporto pubblico locale, il cui affollamento tanta responsabilità ha avuto nell'attuale epidemia Covid-19. E soprattutto sono assenti interventi sul sistema sanitario e la medicina territoriale. Non vi è traccia dell'implementazione del piano USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale, assunzione di personale e aumento posti letto in reparti medicine e terapie intensive. Da questo punto di vista, il piano Lombardia del presidente Attilio Fontana è coerente con le indicazioni UE e governative, che prevedono appena 73 miliardi su 196 per mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, parità di genere e coesione sociale e solo 9 miliardi alla salute. Alla luce di questo quadro nazionale e regionale sconfortante, ci pare giusto ricordare alcuni aspetti che riguardano il nostro territorio, l'ambito di Desio, che oltre ai problemi comuni a molti altri territori ha subito gravi perdite per quanto concerne la territorialità delle allora ASL nelle Uompia. A Muggiola, la sede della Uompia è stata chiusa anni fa e trasferita all'interno dell'ospedale di Desio, con tutto ciò che questo comporta, e cioè il disagio subito dagli utenti per doversi spostare da un paese all'altro, a differenza di quanto accadeva prima, perché la struttura si trovava in centro al paese. Ma oltre al disagio dello spostamento, da non sottovalutare perché parliamo di utenti minorenni, anche con patologie importanti, e che quindi potrebbero avere la necessità di utilizzare ausili come carrozzine o deambulatori. Oltre a ciò, quindi, pensiamo all'impatto sui bambini e ragazzi che si sono trovati a dover frequentare un ospedale anche solo per affrontare terapie di logopedia o psicomotorie per problematiche di dislessia o altri bisogni legati all'apprendimento. Anche i ragazzini che magari hanno subito ospedalizzazioni traumatiche e che ora sono costretti a tornare nei sotterranei della struttura ospedaliera per questioni legate alla neuropsichiatria, rivivendo situazioni spesso difficili. In passato queste terapie si svolgevano in strutture deputate, accoglienti, colorate, informali, che riuscivano a dare una parvenza di giocosità, di sostegno per tutta la famiglia e non di presa in carico sanitaria.
Oltre a ciò non possiamo non ricordare le vicissitudini dell'ospedale di Desio, prima passato sotto il controllo sanitario dell'ospedale di Vimercate, con tutto ciò che ha comportato, poi passato sotto l'ala dell'ospedale di Monza, per poi ritornare sotto Vimercate nuovamente. Oltre allo spolpamento delle risorse economiche, questi spostamenti hanno contribuito allo smembramento di alcuni servizi, alla creazione di buchi enormi nella presa in carico, vedi l'ETIM, Equipe Territoriale di Indagini Minori, e l'ATS di Varedo, ex ASL, di cui non c'è stato nemmeno bisogno di annunciare la chiusura, perché è andata a svuotarsi lentamente con il pensionamento di alcune figure di operatrici storiche, mai sostituite, e di cui non ci si è accorti immediatamente a causa delle chiusure per il Covid. Concludo dicendo che il Next Generation, il bastimento carico di denaro che arriva dall'Europa, non si può proprio dire sia rivolto alle generazioni che verranno, né a garantire il futuro della vita sul pianeta, ma piuttosto sembra guidato dall'idea di crescita, concorrenza e competizione. L'esatto contrario di ciò che la pandemia ci ha insegnato. Siamo ancora immersi nell'attuale modello occidentale, fondato sulla predazione della natura e su una sempre maggiore diseguaglianza. Non abbiamo capito, non vogliamo capire che nessuno si salva da solo, che siamo persone interdipendenti tra noi e con l'ambiente che ci circonda. Il Covid ce lo ha sbattuto in faccia, eppure la strada da percorrere sembra ancora tanta. Grazie a tutti. Grazie Iaia, dalla piazza di Desio. Adesso ci spostiamo e andiamo in Versilia, dove ci sarà Gina. Allora, prego, Gina, dovresti attivare l'audio. Ok, prego. Ok. Allora, intanto io vi saluto a nome del Comitato Sanità Pubblica Versilia. Per chi non conoscesse il Comitato, molti di voi ci conoscono, il Comitato è composto da cittadini e cittadine, da utenti, pazienti e lavoratrici della sanità. Noi dal 2016 ci battiamo per una sanità pubblica, ovviamente, contro il depotenziamento graduale e sistematico del nostro ospedale unico della Versilia, per il potenziamento dei servizi territoriali e rivendichiamo più posti letto, più personale e l'abrogazione dell'obbligo di fedeltà d'azienda, l'articolo 2105 del Codice Civile, che sappiamo che durante la pandemia ha costato decine di sospensioni fino al licenziamento dei lavoratori della sanità. Proprio per questo noi, per quello che stavo dicendo prima, noi ci mobilitiamo su diversi fronti sui nostri territori. In questi giorni stiamo appoggiando e siamo mobilitati accanto ai lavoratori del PCA, che è una struttura nata quasi 40 anni fa, che è un progetto di comunità aperta, che è creata e nata proprio in alternativa dell'approccio delle tossicodipendenze e che oggi sta rischiando la chiusura totale, la perdita dei posti di lavoro, ma soprattutto un punto di riferimento importante per quello che sono la questione delle dipendenze generali. Abbiamo saputo che a livello regionale c'è la tendenza a accorpare anche diversi SERT, così ci hanno comunicato quelli di Firenze, ma anche quelli di Massa Carrara, e anche questa struttura è una struttura che praticamente, se verrà chiusa, mancherà sul territorio un punto di riferimento. Ieri abbiamo partecipato a un presidio davanti all'ospedale, oggi saremo in piazza sempre con questi lavoratori, con i cittadini e gli utenti, proprio per rivendicare questa sanità e questa capacità del territorio di dover rispondere, accogliere le istanze dei cittadini. Ci siamo mobilitati, fatto molto importante il 21, accanto ai lavoratori della sanità che sono scesi in piazza a Firenze per rivendicare tutta una serie di questioni, dallo stipendio, i miglioramenti da un punto di vista economico e contrattuale, ma soprattutto per rivendicare l'aspetto di opporsi alla questione dell'obbligo d'azienda, perché come ricordavo prima, cioè oggi i lavoratori non possono denunciare, non possono prendere una posizione per quello che succede in sanità, proprio per questa questione dell'obbligo d'azienda, di questo articolo.
La cosa che volevo dire per ultima riguardava i vaccini. Chiaramente noi siamo d'accordo con la campagna che vuole abrogare i brevetti per i vaccini, però anche in questo caso io volevo ricordare un aspetto importante che non dobbiamo scordare e non dobbiamo, dobbiamo legare fra di loro. Diversi miei colleghi a livello nazionale, soprattutto in Nord Italia, si sono mobilitati perché sono cominciate ad arrivare le denunce, le sospensioni, fine licenziamento per quegli operatori che non vogliono applicato l'obbligo di vaccinazione. Io credo che noi dovremmo anche in questo senso avere un occhio di riguardo, appoggiare e sostenere i lavoratori della sanità che in qualche maniera non vogliono avere questo, diciamo, spada di Damocle sul cervello, come la questione dell'obbligo d'azienda, continuando a fare il nostro lavoro che, come state facendo voi in tutta Italia, facciamo noi, quello di rivendicare una sanità pubblica, quello di rivendicare un territorio che funziona, quello di rivendicare i posti letti e quello di rivendicare assunzioni. Noi tutto questo l'abbiamo tradotto a livello nazionale, è una parola d'ordine che vi appartiene a tutti quanti, che la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda. Credo che questo slogan contenga la nostra attività del comitato, ma la nostra attività a livello nazionale, di chi è impegnato in difesa della salute e di una sanità pubblica, per cui io auguro un buon lavoro a tutti quanti e continuiamo nella nostra battaglia in difesa del servizio pubblico. Grazie. Grazie Gina. Senza dubbio questo è un argomento che dobbiamo riportare anche nelle prossime iniziative in modo importante, appunto la questione della aziendalizzazione così come è stata portata avanti fino adesso e, all'interno appunto delle strutture pubbliche. Dunque, adesso ritorniamo in Lombardia, andiamo a Gallarate, dove dovrebbe esserci Walter Mason. Mi sentite? Prego, prego. Io sono Walter Mason, sono rappresentante del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, che è sorto 4 anni fa quando si è fatta più pressante la richiesta della Regione Lombardia di unificare 2 ospedali di Busto e di Gallarate e portarli in un unico ospedale situato in una zona verde tra le 2 città. L'operazione è stata subito da noi contestata perché è legata, come tutta la nostra campagna che stiamo vivendo, guidata più da una logica di profitto che da una logica riguardante gli aspetti sanitari. E questo è il filo rosso che lega la nostra iniziativa e il nostro sostegno alla campagna contro i brevetti sui vaccini e per una revisione importante della riforma della legge Lombardia che l'amministrazione lombarda continua a rinviare e, da quello che fa trapelare, non intende modificare i suoi principi nonostante tutto quello che sia successo in Lombardia, ed in particolare riguarda la situazione dei nostri siti ospedalieri, perché approfittando di questa logica di realizzare un nuovo grande ospedale che hanno dimostrato tutti i limiti nella tutela della salute pubblica in caso della pandemia, e approfittando di questa logica, dicevo, le amministrazioni responsabili sanitari della nostra SST ne hanno approfittato per accorpare, come si dice, reparti tra i 2 ospedali esistenti e ridurre conseguentemente il servizio, rimandando a poi un eventuale rilancio della sanità nel nostro territorio. Il problema riguarda l'ospedale di Busto, di Gallarate e in subordine anche l'ospedale di Saronno. Tutto questo è partito da 4 anni fa, sono stati fatti anche dei cambi di direttori generali per proseguire più rapidamente nel percorso, con il risultato che alla fine, dopo 4 anni, siamo ancora all'inizio di tutto. Ci vorrebbero in teoria adesso 10 anni per fare un nuovo ospedale, e nel frattempo finalmente anche amministratori di questa zona, che hanno sempre sostenuto l'ipotesi dell'ospedale unico, si sono resi conto dei drammi della sanità attuale dei nostri ospedali. Noi siamo contrari alla unificazione degli ospedali perché ridurrebbe il servizio e soprattutto perché farebbe mancare e allontanerebbe quel rapporto tra sanità territoriale e ospedali che abbiamo visto essere quanto mai necessario per la tutela della salute dei cittadini. In particolare, in questa situazione, addirittura la proseguire questa idea di realizzare un ospedale unico è quanto mai ingiustificata, visto il fatto che comunque
una mano, un intervento sull'organizzazione della sanità lombarda sarà dovuto, anche se Lombardia, appunto, come dicevo, non ha intenzione di fare molto, e bisognerebbe prima in ogni caso di discutere sulle strutture sanitarie, di decidere che tipo di sanità e dove allocare le risorse. L'ospedale unico porterebbe via 500 milioni che potrebbero essere invece utilizzati per realizzare quella rete di strutture territoriali, di collegamento tra le strutture sociosanitarie dei comuni e delle strutture sanitarie, per fare sì che la sanità sia veramente a servizio ai cittadini. Invece, siccome la logica del profitto guida principalmente queste azioni in subordine, sono solo gli aspetti sanitari, abbiamo il problema che l'ospedale diventa un must, anche se non è sicuro ad avere i finanziamenti corretti, perché nel tempo le fonti di finanziamento sono variate. Fino ad adesso ipotizzare addirittura un intervento del recovery plan che non prevede investimenti su nuove strutture, e lasciare invece il territorio in balia al depauperamento delle professioni mediche, che ovviamente in una situazione di incertezza in questo modo, in questa situazione, tendono a non più partecipare ai concorsi di assunzione nel nostro ospedale. Noi chiediamo alla politica locale di farsi carico della questione e di intervenire, di far pressione anche su Regione Lombardia, affinché sia la questione locale degli ospedali, sia la discussione della riforma sanitaria sia portata alla conoscenza di tutti, e si è iniziato un percorso di condivisione, perché la sanità è un bene comune e la sua organizzazione deve essere discussa e partecipata da tutti i cittadini. In questo ambito riteniamo che la lotta per le singole strutture che avvengono su molti territori, perché molti ospedali sono in sofferenza nella nostra ST, ricordo anche quello di Angera, che è stato spostato dalla ST di Varese, ma che comunque faceva parte della nostra ST, queste lotte devono essere unificate per poter portare davvero a un nuovo modello di sanità vicino ai cittadini, come chiediamo da sempre, ispirandoci ai principi della riforma sanitaria del 78. Con questo, da Gallarate, ho chiuso l'intervento e saluto tutti per il proseguimento della diretta. Bravo! Grazie a Walter Mason dalla piazza di Gallarate. Appunto, sarà un po' questo il filo conduttore di tutta questa diretta, cioè appunto di riportare, oltre alla questione della raccolta firme sull'ICE, che è chiaramente l'elemento fondamentale e unificante di tutte le piazze, non soltanto italiane ma anche europee quest'oggi, cercare di portare appunto i problemi, le problematiche sanitarie vissute sul territorio. Dunque, adesso rimaniamo in Lombardia, andiamo a Segrate, dove dovrebbe esserci Giovanna Capelli. Adesso ecco qui. Sì, ci sono. Ok, benissimo. Giovanna Capelli, allora per quello che succede a Segrate, raccontaci la piazza, prego. Allora, noi siamo qui a Segrate, in una piazza vicino al comune, vicino a un luogo molto abbastanza frequentato, perché c'è un mercato dei prodotti agricoli, insomma, di a filiera corta, e un po' di bar, e quindi riusciamo a interloquire anche con la gente. Poi abbiamo anche un impianto voci che ci permetterà poi di fare delle piccole assemblee in modo che ci sentano tutti. Ecco, questo. Cioè non siamo separati dalla cittadinanza. Il coordinamento per il diritto alla salute Melegnano Martesana è nato da poco tempo, da 3 mesi, da quando ci siamo mobilitati a un anno dall'inizio dell'epidemia, e abbiamo scoperto che questa epidemia è stata un disastro per la regione Lombardia, a causa del suo, non solamente a causa della forza dell'epidemia, ma a causa del suo sistema sanitario,
che non ha saputo, diciamo così, intercettare l'epidemia là dove doveva essere intercettata, cioè nella medicina territoriale. E noi anche, naturalmente siamo una zona che ha sofferto molto, ci sono state molte vittime, i conti non sono stati fatti ancora da parte dei comuni, perché bisogna vedere quante le persone sono state dichiarate morte per Covid e quante invece poi sono morte effettivamente o per Covid o per il fatto che le loro malattie non sono state curate. Quindi noi ci siamo messi insieme a partire dalla nostra zona, è una zona molto vasta, con più ospedali, quello più importante è quello di Vizzolo, e abbiamo cominciato a analizzare le cose che non vanno bene in questo nostro territorio, a partire dai medici di medicina di base. Abbiamo anche analizzato i documenti della nostra ASST e abbiamo visto che sostanzialmente questi documenti non sono all'altezza della situazione. Quindi abbiamo fatto un documento e adesso l'abbiamo mandato a tutti i sindaci della zona, perché pensiamo che i sindaci dovrebbero avere, non hanno avuto, un ruolo molto importante nella sanità, perché sono costituzionalmente i primi difensori della salute dei loro cittadini. E naturalmente i sindaci della zona hanno mandato delle lettere alla regione, un po' indignate, però si sono limitati a questa cosa qua, potrebbero fare molto di più. Quindi noi abbiamo fornito questo documento molto articolato su quello che bisognerebbe fare nella zona. Cominciamo da quello che abbiamo individuato. Allora, nella zona mancano 98 medici di base, che vuol dire che ci sono tantissime persone che non sanno più a chi rivolgersi. È proprio in un momento in cui c'è bisogno che la medicina territoriale sia implementata. E non è un caso, perché i medici di base, perché non ci sono? Perché, e poi io questo l'ho imparato dopo, non è solamente il problema del numero chiuso, ma c'è il problema che c'è un numero chiuso anche della specializzazione di medicina di base, non solamente, ma l'assegno che i medici che scelgono di fare la medicina di base prendono praticamente è la metà di quello che prenderebbero se fanno un'altra specializzazione. Quindi vuol dire proprio quello che aveva detto un esponente della Lega, mi pare 2 anni fa, in un convegno a Rimini, quando aveva detto: ma i medici di base, ma chi è che va più dei medici base? Non va bene, non vanno bene. Questo era Giorgetti, che adesso è ministro, sembra che sia ministro. E quindi chi è che va ai medici di base? Ci sono gli ospedali, c'è l'eccellenza e così. Ecco, con questa politica noi ci siamo ridotti a non avere questi medici di base, a fare in modo che i medici, che chi sceglie questa professione venga pagato di meno, e adesso naturalmente le popolazioni sono in sofferenza. Poi la seconda rivendicazione è eliminare i tempi di attesa delle prestazioni, no? Qui non è possibile che o ti fanno la ricetta d'urgenza oppure tu devi aspettare 2, 3, 4 mesi per una visita di cui hai bisogno. E quindi se non te lo dà la SST, cosa fai? Vai dalla medicina privata convenzionata, perché uno non è che può aspettare. Oppure se uno proprio aspetta, magari c'è una diagnosi che viene rimandata con conseguenze anche nella malattia. Poi noi vorremmo che si vaccinasse la popolazione in modo diverso da come è stato scelto di fare, perché questi grandi hub forse saranno anche efficaci, perché permettono di vaccinare subito la popolazione, però hanno costretto delle persone anziane ad andare dall'altra parte di Milano, magari senza possibilità di essere accompagnate dai figli, che la vaccinazione pure si facessero nel proprio paese o vicino al proprio paese. E inoltre pensiamo che quello che succede nel nostro territorio non sia diverso dal territorio delle altre zone, e che quindi questo sia responsabilità sostanzialmente della legge 23, cioè della legge che è stata promossa da Maroni
che è una legge che sostanzialmente ha privatizzato la sanità lombarda, drena tantissimi soldi verso la sanità privata convenzionata e non, e poi sostanzialmente è una sanità che si è organizzata sui grandi ospedali, sull'eccellenza, no? L'eccellenza lombarda sono i grandi ospedali che fanno i trapianti al cuore, i trapianti al fegato. Io penso che questi trapianti, queste cose di altre eccellenze siano importanti, ma non sono quelli che di cui ha bisogno la maggioranza della popolazione. La maggioranza della popolazione ha bisogno di cure di base e di un luogo a cui rivolgersi per queste cure di base. Noi pensiamo che ci debbano essere le case della salute, che non sono poliambulatori, sono dei luoghi dove uno viene accolto, viene conosciuto, c'è un'equipe multidisciplinare. È già da tempo che si dovrebbero fare queste case della salute. Beh, la nostra ASST non ci sono qua case della salute. Noi chiediamo almeno 3 case della salute nel nostro territorio e quindi chiederemo un incontro ai responsabili della ASST per fare questa, quindi apriamo una vertenza. Vogliamo che la legge 23 sia completamente cambiata e ci aspettiamo molto dal rapporto con gli altri coordinamenti, dalla forza che i coordinamenti regionali riescono a costituire, perché questa nuova legge dovrà essere una legge, diciamo così, che rispetta la centralità della persona, è una medicina che non è al servizio del profitto, ma è al servizio della salute delle persone. Faccio un ultimo esempio, perché sembra che le cose che dico siano diciamo così, molto ideologiche, molto astratte. Allora, la differenza fra medicina pubblica e medicina privata. Ad Albino, che è un paese del Bergamasco, hanno affidato la vaccinazione in zona a una cooperativa privata di medici che riceve un po' di soldi dalla regione. C'è una delibera che ha fatto la regione in questo senso. È successo che questa cooperativa di medici non è sufficientemente attrezzata, perché attrezzarsi costa, no? E se uno è un'azienda privata deve far tornare i conti e deve soprattutto guadagnare. Bene, nella notte si è staccata la luce e quindi 1000 dosi di vaccino che erano nel frigorifero di questa cooperativa sono andati a male. Allora, io sono abituata a fare feste popolari e quindi a occuparmi non di cose così serie come i vaccini, ma in qualsiasi festa popolare si prende un generatore e quando va via la luce, per fare in modo che le cucine non si fermino, questo generatore immediatamente, diciamo così, fa funzionare la luce. Così. Questa cooperativa di medici non è stata in grado neppure di comprare un generatore, ha fatto andare male 1000. Quindi questa è la differenza tra sanità pubblica e sanità privata. Quindi noi adesso c'è tantissima gente, non so se riesce a vedere, no, non si riesce a vedere, c'è tanta gente intorno al nostro gazebo. Noi continueremo, speriamo che venga anche qualcuno dell'amministrazione comunale, perché pensiamo veramente che il ruolo dei sindaci e delle amministrazioni comunali sia molto importante. La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, raccogliamo anche noi le firme per togliere subito i brevetti. Grazie. Grazie Giovanna, dalla piazza di Segrate. Dunque, adesso do la parola a un'altra città della regione Lombardia, a Cremona, dove c'è Gianni Grazioli, che appunto ci racconterà anche lui la situazione a Cremona. Prego. Sì.
Ecco, non so se Gianni Grazioli riesce a sentirmi. Temo di no, per cui passiamo alla piazza successiva, che è dunque la piazza di Legnano, dove c'è Lucia Bertolini. Ecco, chiedo a lei appunto di dirci com'è la situazione a Legnano e appunto di parlarci di quello che stanno facendo. Prego. Sì, ciao a tutti e a tutte, sono Lucia. A Legnano saremo in piazza oggi pomeriggio, saremo in piazza San Magno dalle 15.30 alle 18.30. Raccoglieremo le firme sull'ICE, ma porteremo in piazza anche i temi legati al discorso più complessivo sulla salute. Quindi ribadiremo ancora una volta che dal momento che i vaccini sono stati realizzati in gran parte con i soldi di tutti, grazie alle conoscenze scientifiche che sono state raggiunte anche grazie al lavoro di tanti enti di ricerca pubblici o finanziati con soldi pubblici, è profondamente ingiusto che siano poche multinazionali del farmaco ad apporre il proprio brevetto su queste conoscenze. E soprattutto anche per ribadire che non bisogna più lasciar passare l'idea che la salute delle persone è qualcosa su cui ci si può permettere di arricchirsi negando il diritto alla cura di gran parte del mondo. Ma il discorso sui vaccini è solo un aspetto del problema. Oggi non si brevettano solo vaccini e medicinali, ma anche i semi, ad esempio, selezionati da generazioni di coltivatori che vengono così espropriati del loro sapere, o lo stesso corpo umano. Quindi occorre mettere in discussione la più generale pretesa di privatizzare le conoscenze che riguardano la vita e di fare affari brevettando la vita stessa. Così come bisogna mettere fine all'accaparramento generale, alla privatizzazione dei beni comuni e persino a quelli essenziali per la vita, come l'acqua, che oggi viene addirittura quotata in borsa come una merce qualsiasi. In Lombardia, è già stato detto molto bene da chi mi ha preceduto, tutto il sistema sanitario è stato piegato alle logiche del mercato. E per questo la campagna per la moratoria sui brevetti dei vaccini deve essere saldata strettamente con la lotta per cambiare il sistema sanitario lombardo, che negli ultimi 25 anni ha fatto della privatizzazione il suo mantra. Ecco, un modello aziendalistico, prestazionale, mercantile, che ha avuto come conseguenze quello che si diceva prima, lo svuotamento dei presidi territoriali, la marginalizzazione dei medici di medicina generale, liste d'attesa infinite, pronto soccorso che sono sempre sovraffollate, chiusure di reparti negli ospedali pubblici, dirottamento dei finanziamenti alle strutture private convenzionate e ricorso sistematico anche al voucher per le prestazioni assistenziali. Ecco, anche l'assistenza va nella stessa direzione. E tutto questo con l'esplosione della spesa per le famiglie, che sono costrette a pagare per ciò che dovrebbe essere un diritto, e chi non può, appunto, avrà meno prevenzione e meno cure tempestive e minori diritti anche per i lavoratori della sanità e del welfare in generale. Ecco, noi siamo preoccupati per quanto riguarda la revisione della legge regionale 23 e soprattutto perché lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che a parole sembra spingere nella direzione di uno sviluppo di una medicina territoriale, però non è chiaro se i contenuti riguardo al tema della sanità porteranno davvero a un rilancio della sanità pubblica o non sarà un'altra occasione per arricchire chi fa della sanità privata il proprio business. E per questo siamo anche preoccupati, perché a Legnano abbiamo un ospedale dismesso e c'è un progetto di collocare in alcuni degli edifici dismessi una sorta di cittadella della salute, un ospedale di comunità, e in teoria sarebbe una buona occasione per avviare un'inversione di tendenza,
però per ora il progetto non è ancora definito e soprattutto non sappiamo con quali modalità sarà gestito. Ecco, quindi noi crediamo che davvero occorra promuovere un grande ripensamento complessivo su come prendersi cura del benessere delle persone, delle comunità, del territorio in cui viviamo e che si sta inesorabilmente deteriorando tra consumo di suolo, inquinamento, sversamento di veleni sui campi coltivati, inceneritori obsoleti che non si vogliono dismettere e biodigestori in costruzione, solo per fare qualche esempio che ci riguarda da vicino. E anche una riflessione sugli strumenti, sia per rilevare i bisogni complessivi, anche quelli non espressi, e per dare una risposta vera. Secondo noi tutto ciò è possibile solo attraverso una sanità veramente radicata nel territorio, nei quartieri, vicina ai cittadini, e che soprattutto traga forza dalla partecipazione dei cittadini stessi. E questi sono tutti i motivi per cui saremo in piazza oggi. Grazie a tutti. Grazie Lucia. Da Legnano appunto questo pomeriggio le iniziative, infatti ci saranno anche diversi altri collegamenti dove verranno spiegati gli argomenti che verranno poi approfonditi e portati in piazza nel pomeriggio. Io tornerei a Cremona con Gianni Grazioli, che vedo che è ritornato in collegamento, per cui chiedo a Gianni Grazioli di dirci a Cremona come sta andando e che cosa intendono portare avanti. Gianni, prego. Sentite. Si sente male, prova nuovamente. Se no vediamo di passare invece a un'altra piazza. Usciamo dalla Lombardia e andiamo in Toscana. Allora, in Toscana c'è Salvatore Mazzeo, che è in Piazza del Duomo a Firenze con altre realtà associative, e chiedo a Salvatore appunto di spiegare la loro presenza. Loro sono un gruppo di giovani medici, riporteranno alcuni degli argomenti che abbiamo già sentito in precedenza in maniera più precisa. Prego Salvatore. Prego Salvatore. Grazie Antonio, grazie a tutte e tutti. Noi abbiamo deciso di essere in piazza, di mobilitarci su questo tema che riteniamo sia il tema in questo momento fondamentale, perché è quello che riguarda lo strumento che ci permetterebbe di poter uscire da una crisi sanitaria, sociale, economica che stiamo vivendo da un anno e mezzo. Questo strumento è nelle mani in questo momento di un monopolio, delle multinazionali del farmaco, che possono decidere il prezzo delle dosi, possono decidere a chi destinarlo e soprattutto continuano a rivendicare il diritto a sviluppare, a produrre profitto su un bene che è stato prodotto in gran parte grazie a fondi pubblici. E ora l'83,5 miliardi di fondi pubblici sono stati destinati alle case farmaceutiche per lo sviluppo dei vaccini anti-Covid. C'è stata tutta la fase di ricerca preclinica e preclinica prima dello sviluppo dei vaccini, ed è stata tutta quanta per la grande maggioranza finanziata e portata avanti da enti pubblici. Quindi il profitto che le grandi case farmaceutiche rivendicano e continuano a difendere anche
personalità delle istituzioni come uno strumento, anche quello dei brevetti, per stimolare lo sviluppo dei vaccini. Come abbiamo sentito dire tante volte, si tratta di una cosa assolutamente non vera. Per chi fa ricerca lo sappiamo benissimo che non sono i brevetti, non è il profitto quello che spinge alla volontà di sviluppare farmaci e di sviluppare i vaccini anti-Covid in questo caso, ma è l'interesse nel salvaguardare la salute delle persone. Ed è per questo interesse che noi oggi abbiamo deciso di prendere parola, di essere in piazza come medici in primis, come personale sanitario impiegato in prima linea in questa lotta, ma anche come cittadini, come persone che vivono questa pandemia, anche nell'interesse di difendere non solo chi ha già la possibilità di accedere alle cure, ma soprattutto ricordando che la pandemia è una cosa che riguarda tutta la popolazione mondiale e non possiamo uscire da questa situazione se vacciniamo solamente le persone nei paesi ad alto reddito che possono accedere ai vaccini. La sospensione dei brevetti vaccinali consentirebbe anche ai paesi a basso reddito di poter accedere alla vaccinazione anti-Covid. Ricordiamo che in questo momento si stima che 9 persone su 10 nei paesi a basso reddito non riusciranno ad accedere alle vaccinazioni anti-Covid. Proseguendo su questa strada non riusciremo ad uscire dalla pandemia, probabilmente riusciremo a vaccinare con tempi più lenti rispetto a quello che avremmo fatto se i brevetti fossero stati già sospesi nei paesi ad alto reddito, ma non riusciremo ad uscirne finché tutta la popolazione mondiale non avrà uguale accesso alla vaccinazione anti-Covid. È una sfida che tutti quanti ora dobbiamo prendere in mano, non possiamo più restare in silenzio, dobbiamo fare pressione sulle istituzioni, sulla politica, perché prendano una posizione chiara. L'Unione Europea non ha preso una posizione chiara su questo tema, dobbiamo fare in modo che le istituzioni europee spingano sull'Organizzazione Mondiale del Commercio perché si decida per la sospensione dei vaccini anti-Covid. È una sfida che tutti quanti insieme dobbiamo condurre, quella di fare in modo che un bene che attualmente è posseduto dalle grandi case farmaceutiche, gestito da loro, diventi un bene pubblico e possa veramente essere lo strumento in mano a tutte e tutti per uscire da questa crisi. Grazie. Grazie Salvatore. Volevo sapere, c'è qualcun altro che deve parlare dalla piazza di Firenze? Antonio, dico due parole io e poi vorrei far dire due parole anche a Bruno Bartoletti per la situazione dell'RSA. Faccio un intervento breve per lasciare spazio anche a lui. Benissimo, okay? Benissimo. Prego. Allora, integrando un po' quello che ha detto Salvatore, volevo dire qualcosa sulle politiche della Regione Toscana. A parte che la Regione Toscana si è distinta, noi siamo qui davanti appunto alla Regione Toscana, si è distinta anche per la conduzione di una campagna vaccinale fatta veramente male. È stato un po' sulla stampa da tutte le parti, insomma, anche la scelta di categorie professionali, su spinte di categorie professionali tipo gli avvocati, hanno privilegiato la vaccinazione agli avvocati lasciando indietro categorie fragili, gli ultraottantenni e così via. Quindi a parte questo, che veramente anche a livello dei vaccini la Regione Toscana si è distinta per questo, ma nella Toscana ex Felix da anni sono in corso dei processi di privatizzazione e di esternalizzazione dei servizi, in particolare delle strutture delle RSA, dove anche qui si è avuto tanti problemi e poi magari dopo dice qualche parola a Bruno. E in questi giorni, per esempio, sta uscendo il piano di chiusure dei reparti ospedalieri, perché chiaramente c'è un problema di mancanza di risorse umane. Noi sappiamo, insomma, che anche con il Recovery Fund, purtroppo i 19 miliardi previsti al Recovery Fund, che non vanno neanche a coprire i 34 miliardi persi in questi anni alla sanità, saranno destinati prevalentemente alla parte architettonica e alla parte digitale, no? Ma le risorse umane, queste e quelle che mancano nella sanità, perché la sanità si fa con le persone, con i medici, con gli infermieri, con gli operatori sanitari, su queste le risorse destinate non ci sono e non sono chiare.
Ecco, e in questi giorni, per esempio, appunto, è uscito tutto il piano di chiusure dei reparti per dare le ferie agli operatori. Del resto gli operatori se le meritano queste ferie, perché hanno passato veramente dei periodi tremendi con il Covid, c'è stato il blocco delle ferie, ora quest'anno le ferie le devono prendere, però i reparti vengono chiusi. Con le chiusure dei reparti, gli ospedali e le strutture sanitarie sono diventate quasi esclusivamente per la gestione Covid, tutti gli interventi e le cose non legate al Covid o comunque non d'urgenza sono state mandate nelle strutture private. Sono state appunto riaperte delle strutture private, perché anche qui nella regione toscana erano stati chiusi tanti presidi ospedalieri per dare spazio alla costruzione dei 4 nuovi ospedali fatti col project financing, tutta una storia che fra l'altro è stato oggetto anche di un'indagine della Corte dei Conti. Ora non posso addentrarmi anche su questo, e quindi praticamente sono state riaperte, sono state date in gestione alle strutture private tutta la parte, diciamo, che non è legata al Covid. Ecco, quindi siamo qui davanti alla Regione Toscana per denunciare anche qui una politica di privatizzazione ed esternalizzazione dei servizi. Ora passerei la parola a Bruno, che dice due parole sulle RSA, se abbiamo ancora qualche minuto. Buongiorno, io, le mie parole sulle RSA sono un po' brutte, perché a un certo punto i morti sono tanti in queste RSA e le famiglie non sono messe al corrente di niente, non si può visitare malati, non abbiamo niente a cui appellarci per entrare in una RSA. Le RSA è solo profitto delle multinazionali anche perfino, perché molte sono collegate a multinazionali. Perché le RSA funzionano con gli appalti. Gli appalti, e poi addirittura, siccome gli inserimenti non sono mai fatti, quindi praticamente la retta, che poi non è è un contratto di tipo privatistico, come se fosse un mutuo, ti obbliga a pagare perfino la quota sanitaria. La quota sanitaria, perché la Regione Toscana non è che le eroghi subito le quote sanitarie, le eroga in base a codici rossi. Se arriva il tuo momento, quindi praticamente esce una persona perché è morta, entra un'altra persona. Se lei ha un codice rosso, entra prima di uno che ha una famiglia dietro. Quindi praticamente è demandato tutto al privato questa condizione, che fa i massimi profitti senza avere un familiare che possa giudicare sia l'assistenza del proprio caro che sia l'assistenza di tutti gli altri anziani. Non c'è una famiglia dentro che possa vedere, non c'è nessuno, c'è solo profitto e basta, profitto a tutti i costi. Ecco, questa è una mia denuncia, perché le RSA sono diventate, non dico dei lager, ma poco ci manca, perché servono solo per rastrellare quattrini alle famiglie. Scusate, ma vi lascio perché il tempo è scaduto. Posso fare un giro, un panoramico? Ok, grazie Salvatore, grazie Paola, da Piazza del Duomo a Firenze. Dunque adesso riproviamo a collegarci con Cremona, con Gianni Grazioli, se Gianni ci sente. Se Gianni ci sente, vediamo se riusciamo a fare. Ci siamo, pronto? Prego, mi senti? Prego. Sì, prego. Adesso allora. Oggi sabato 29 maggio siamo in piazza Cremona in connessione con molte altre piazze italiane quali aderenti alla giornata di mobilitazione europea contro la commercializzazione e la mercificazione della salute. Dalle 10 alle 12 saremo nella piazza del comune per un presidio e un volantinaggio allo scopo di rivendicare lo stop alle privatizzazioni della sanità, la cancellazione della legge 23 Lombarda, responsabile della privatizzazione spinta dei servizi sanitari e della cancellazione della medicina territoriale e preventiva,
l'istituzione di una medicina territoriale pubblica efficiente, di prossimità e fondata sulla prevenzione, la firma della ICE europea per la sospensione dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19, le dimissioni della Giunta regionale Lombarda per i grandi danni che ha prodotto nella gestione della sanità e della pandemia Covid-19, la pubblicizzazione dei medici di medicina generale e dell'RSA. L'emergenza pandemica ha fatto emergere le gravi carenze e le scelte criminogene adottate dalla politica italiana, dai governi che si sono succeduti negli ultimi decenni e dai cosiddetti governatori regionali in materia di gestione della sanità. Le strutture sanitarie sono state trasformate in azienda, la salute è diventata una merce, la malattia fonte di speculazione e guadagno per il privato. Dobbiamo opporci con forza alla mala gestione della sanità e al regionalismo differenziato rivendicato dalle regioni più ricche, perché non farebbe che aumentare le disparità e le disuguaglianze fra le prestazioni sanitarie delle singole regioni. Siamo in piazza per rivendicare un radicale cambiamento delle politiche sanitarie e per dare voce a tutti coloro che, come noi, credono in una sanità pubblica, universale e garantita. A Cremona, mentre il direttore generale della SST sponsorizza spese pazze per il progetto di un nuovo grande ospedale e riceve il plauso di tutte le forze politiche locali e l'assenso della regione, non spende una parola sulla totale mancanza di strutture territoriali e di servizi della prevenzione, non si sogna di riaprire gli ambulatori ancora in buona parte chiusi dopo la fase acuta della pandemia, non si pone minimamente il problema che un nuovo grande ospedale non farebbe altro che assorbire voracemente le risorse delle strutture vicine esistenti e di quelle da organizzare. Sempre a Cremona, il direttore generale della ATS Valpadana non lo si sente spendere una parola sul fatto che nella struttura che lui dirige mancano 120 medici di medicina generale, 60 a Mantova e 60 a Cremona. Non lo diciamo noi, lo dice la Regione Lombardia. 120 medici di medicina generale significano indicativamente 90.000 cittadini che non sanno dove sbattere la testa oppure sono sovraccaricati a medici già ordinariamente con utenze in sovrannumero. Lo stesso direttore generale è però molto impegnato a polemizzare e minimizzare i contenuti dello studio epidemiologico prodotto dal suo servizio sugli effetti della pandemia, sui decessi avvenuti nell'RSA nei primi mesi 2020. Nella prima fase ha preferito nascondere lo studio e non renderlo pubblico. Poi lo ha aggiustato, lui dice corretto e migliorato e minimizzato. Ma davvero pensa che la gente dimentichi facilmente la quantità di decessi che sono avvenuti in tutte le RSA, tantissimi anche nelle case senza assistenza, e ne sia posto il problema del come e del perché di tutto questo? Noi non ci poniamo il problema delle responsabilità e delle colpe, siamo assolutamente coscienti delle difficoltà del lavoro massacrante di quegli operatori che si sono trovati nella bufera di quei giorni e che in molti casi hanno pagato di persona quell'evento mai capitato prima. Noi pensiamo però che un direttore generale non ha il diritto di fare il minimalista, ma piuttosto il dovere di rendere pubblici tutti i dati utili a capire e studiare, e si deve porre lui per primo il problema di rispondere alle molte domande ancora aperte su quella vicenda non dimenticabile. E per finire, ma è pensabile che la programmazione e la gestione della sanità totalmente nelle mani di personaggi che nulla hanno a che fare col territorio, se non essere fiduciari del governatore della regione? Non è il caso che i sindaci, sulla carta responsabili della sanità dei cittadini che rappresentino, alzino un po' la cresta, si diano una svegliata e si riappropriano delle loro competenze,
Certo, non è semplice e comporta assumersi responsabilità, ma la politica non può non assumersi responsabilità. La nostra presenza in piazza è anche un invito a tutti coloro che credono nella necessità che la sanità debba cambiare radicalmente il suo assetto, a rendersi protagonisti di questo processo e si rendano disponibili. Oggi noi siamo parte del coordinamento regionale per il diritto alla salute, ma la nostra ambizione è quella di trasformarsi in un coordinamento territoriale cremonese. La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. Grazie Gianni da Cremona. A questo punto andiamo a Milano, dove ci saranno 4 interventi. Dunque, io partirei con Didi Massabò, anche lei appunto ci dirà com'è la piazza, Piazza Duca d'Aosta, dove c'è la stazione centrale, per appunto capire qual è la situazione e appunto gli argomenti di cui stanno parlando. Prego Didi. Mi sentite? Però non mi sì, vedete. Sì, sì. Ok, adesso ti vediamo. Ciao a tutti, mi vedete ancora? Adesso no. Ok, allora un attimo solo, provo a connettermi con sì, un altro telefono. Okay. Va bene. Allora, rimaniamo a Milano e chiedo allora a Roberta Nagero di intervenire. Roberta si focalizzerà sulla questione dell'RSA. Prego. Roberta. Sì? Mi senti? Certo, prego. Ok, ciao Antonio, grazie per questa possibilità. Io sono sia a Milano in Piazza Duca d'Aosta. Sono un familiare cittadino e membro del comitato Anchise. Prima di tutto sicuramente sosteniamo la giornata appunto europea, dove appunto per chiedere nessun profitto sulla pandemia, tutti hanno diritto alla protezione da Covid. Quindi chiediamo salute per tutti, trasparenza e il controllo del denaro pubblico e quindi nessun profitto sulla pandemia. Quindi sosteniamo sicuramente questo aspetto importante. In questi lunghi mesi di pandemia come comitato abbiamo fatto rete ad altre associazioni appunto nel tentativo di unire le forze per salvaguardare a diversi livelli e in diversi ambiti il diritto alla salute. Come cittadini abbiamo assistito negli anni a questo decentramento della sanità. La pandemia ha messo in evidenza la criticità di un sistema sanitario decentralizzato sulle regioni, evidenziando la differenza di approccio alle problematiche sanitarie lasciate appunto in carico alle regioni. In queste criticità sono emerse appunto purtroppo soprattutto anche nelle strutture sanitarie, che come appunto cittadino e familiare comitato sosteniamo la tutela delle persone fragili. Quando parliamo di persone fragili comunque non è soltanto il caso specifico di RSA, parliamo di tutte le strutture sanitarie, quindi parliamo di RSA, di RSD, di CRA e di comunità e anche appunto comunità psichiatriche. Sicuramente tutte queste criticità vanno sicuramente sistemate e in questo cioè, bisogna pensare proprio ad una organizzazione generale di queste strutture sanitarie. Come comitato chiediamo innanzitutto anche chiarezza e giustizia per i tanti decessi avvenuti nelle strutture sanitarie dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi. Proprio in questi giorni tutti abbiamo letto articoli di cui parlano di questo scudo penale. Io non entro in merito in questa situazione perché non è la mia materia, sicuramente non riuscirei a portare avanti questo discorso, però è un momento secondo me di riflessione un po' per tutti. Appunto stanchi di questa situazione e perplessi continuiamo comunque ad assistere a circolari ed ordinanze che non vengono attuate, come per esempio non ci dimentichiamo la circolare ministeriale del 30 novembre
che diceva appunto, parlava di riaperture alle visite con i familiari ed è stata disattesa. E arrivando ad oggi, all'ordinanza governativa immediata dell'8 maggio, che purtroppo non, diciamo che il 90% delle strutture non ha attuato questa ordinanza. Quindi parliamo di strutture e hospice, quindi le strutture e gli hospice che praticamente non consentono ad oggi un accesso completo ai familiari, sono ancora tantissime su tutto il territorio nazionale. Sappiamo bene anche che la responsabilità ultima grava sui direttori sanitari, ma ci auguriamo appunto che si rendano conto dei danni che provoca quindi l'impossibilità degli incontri ai nostri cari anziani e ragazzi disabili e con le varie problematiche. Effettivamente come comitato ogni giorno riceviamo segnalazioni, cioè quindi chi ha aperto, le poche strutture che hanno aperto si muovono proprio in maniera diversificata, cioè proprio ogni struttura, ogni direttore sanitario ha aperto in maniera non omogenea, cioè riceviamo praticamente segnalazioni dove si entra col chiedono il certificato verde, ma non è permesso il contatto fisico. Ci sono situazioni appunto, entri col tampone, ma ad oggi ti mettono 2 metri di distanza con il familiare. E quindi ci sono proprio tante diversità, cioè con anche la tempistica, è tutto organizzato, però per esempio ci sono strutture dove la maggior parte il sabato e la domenica comunque non si può entrare. I giorni c'è permesso di fare visita programmata per 15 minuti alla settimana. C'è anche il problema di tante persone che devono chiedere proprio il permesso, cioè una persona che lavora deve chiedere permesso per entrare a fare visita per 15 minuti al proprio familiare. Quindi in merito alla riapertura degli incontri con i familiari chiediamo proprio controllo e collaborazione e sostegno da parte degli enti territoriali, quindi ATS e ASL, affinché possano tutti procedere su tutto il territorio nazionale. Quindi questa è una cosa secondo me molto importante, cioè dobbiamo lavorare tutti insieme per lo stesso obiettivo e quindi è importante che un'ordinanza governativa venga attuata e chi meglio dei sistemi sanitari, cioè delle ATS e delle ASL, per nostro conto devono essere loro a verificare e dare sostegno e confrontarsi. E comunque appunto devono comunque darci la possibilità di entrare con regolare cadenza, modalità per poterli portare fuori. Tutto è comunque ad oggi avviene a discrezione di ogni singolo sanitario, cioè per portare fuori il nostro familiare decide comunque il direttore sanitario. E ricordiamoci che purtroppo nelle case di riposo ci sono persone coscienti che prima della pandemia uscivano a fare una passeggiata, riceviamo segnalazioni da persone che uscivano regolarmente a comprarsi il giornale e poi rientravano. E rendiamoci conto che da 15 mesi sono chiusi, cioè la maggior parte non escono proprio da marzo del 2020. E comunque è tutto da rivedere anche questo problema. E poi chiedono una cosa importante che non riteniamo giusto, dover firmare un patto di condivisione. Ti chiedo proprio gli ultimi 2 minuti, l'ultimo minuto, cioè la cosa che non è giusta, non riteniamo giusto proprio dover firmare il patto di condivisione del rischio, in quanto prima ci deve essere comunque una condivisione tra le parti, condivisione e accettazione tra le parti. Invece arriviamo lì nel momento dell'incontro e ci troviamo appunto a dover firmare questo patto di condivisione senza nessun consulto precedente, insomma. Comunque riteniamo importante la stretta collaborazione e confronto tra le strutture sanitarie e familiari al fine proprio di tutelare la salute ed il benessere psicofisico sia degli ospiti che degli operatori sanitari. Antonio, ti ringrazio per la possibilità. Ci sarebbe tantissimo da parlare, ma mi blocco qua. Grazie, grazie. Aspetta un attimo, scusami un attimo. Chi sì. È che sta? Ti devo passare Michelino, lo conosci? Va bene, allora passo subito la parola a Alberto. Collegati qua.
Devi mettere auricolare. Parla. Vai. È già tutto collegato. Pronto? Pronto? Lo senti? Mi senti? Ok, tieni qua. Antonio, lo senti? Sì, sì, sentiamo bene. Antonio, okay. Lo senti? Sì. Provi a parlare? Sì, pronto? Prego, prego. Io mi chiamo Gianni Santinelli, sono del Comitato Difesa Sanità e dell'USI Sanità. Volevo parlare della situazione degli ospedali San Carlo e San Paolo, perché in pratica vi erano 39 milioni che sono spariti per la ristrutturazione di questi due ospedali. In pratica l'ospedale San Carlo e l'ospedale San Paolo dovevano essere ristrutturati, invece c'erano 90 milioni per la ristrutturazione e in questi ultimi anni questi milioni sono spariti. In più il progetto che dovevano costruire un nuovo ospedale in una cava sequestrata alla mafia, dopo le nostre lotte, le raccolte firme per non far chiudere l'ospedale San Carlo e l'ospedale San Paolo, in pratica la regione ha messo da parte quel progetto. Ma non solo, oggi negli ospedali in pratica si chiudono i servizi in modo di azzardo. In pratica è stata chiusa nella seconda ondata del Covid, è stata chiusa la sala di emodinamica dell'ospedale San Carlo, ben sapendo che per quella patologia cardiologica vi è il 40% di persone che si autopresentano. Allora questo azzardo di chiusura della sala emodinamica dell'ospedale San Carlo ha portato a un fatto drammatico. Una persona della zona che si è presentata con un infarto, in pratica si è trovata la sala di emodinamica chiusa e questo fatto ha portato alla morte di questo paziente. Quindi è grave che nella Milano del 2021 la sanità sia gestita da dirigenti che fanno dell'azzardo nella chiusura di questi servizi e fanno partecipare la cittadinanza tipo a una roulette russa, che se uno arriva in un ospedale non trova quel servizio aperto che è importante in quel momento e per cui la persona muore. Noi abbiamo fatto una denuncia alla Regione Lombardia e la Regione Lombardia non ha ancora risposto, nessuno risponde. A Milano oggi si muore per la mancanza di servizi, per la chiusura di servizi in modo azzardato, fatto dai dirigenti, da chi dirige la sanità lombarda, senza che il cittadino sia consapevole di partecipare a una roulette russa, di arrivare in un ospedale e di trovare quel servizio chiuso. Questo non deve accadere nella Milano del 2021, per cui la legge 23 che regola la gestione della sanità in Lombardia va cancellata e vanno cancellate tutte quelle leggi che in pratica aziendalizzano la sanità. Perché la sanità non può essere un'azienda, non può esserci profitto nella salute delle persone oggi. Per cui va riformata tutta la sanità, vanno tolte tutte quelle leggi che fanno profitto sulla sanità, perché la sanità deve essere per tutti pubblica, gratuita e universale. Grazie. Noi stiamo producendo una vertenza regionale che partirà tra poco e che agli anni ha dimostrato come la sanità in Lombardia sia disastrosa. Chiudiamo qui. È chiuso? Va bene, grazie, grazie. Grazie da Milano. Adesso ritorno da Didi Massabò, se mi sente adesso.
se riesce a collegarsi. Mi sentite? Prego, prego. Ok, allora noi siamo qui in Piazza Duca d'Aosta, oggi 29 maggio, per la sospensione dei brevetti sui vaccini. Questo è un tema molto caldo per noi, è già in corso una complicata campagna di vaccinazione. Sappiamo tutti i problemi che ci sono qua in Italia, ma allontanandoci un pochettino bisogna riflettere sul fatto che 55 paesi nel mondo ancora non hanno ricevuto nemmeno una fiala di vaccino. Noi medici oggi siamo qui per dare un chiaro segnale di sostegno alla proposta avanzata da India e Sudafrica alla WTO, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per la sospensione dei brevetti sulle vaccinazioni. Proposta che è stata rigettata e questo rifiuto è stato votato per lo più dai paesi ricchi, che come sappiamo sono il 14% della popolazione mondiale e si sono assicurati già il 53% delle dosi. Le aziende farmaceutiche però sono state finanziate per la ricerca e lo sviluppo di questi prodotti, di questo bene essenziale in questo momento per la salute globale e per la ripresa economica globale, sono state finanziate con fondi pubblici. Però adesso che si chiede un ritorno in favore della salute globale, il privato si tira indietro. 2 mesi fa l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha rigettato questa proposta, adesso l'8 giugno si riuniranno. Per cui noi siamo qui oggi a manifestare per sensibilizzare la popolazione sul tema e anche per raccogliere delle firme per la petizione europea. Noi crediamo che non è ammissibile che in questo momento drammatico di emergenza sanitaria, sociale, a livello globale, si segua la logica del profitto privato in favore, appunto, mettendo a repentaglio la salute e la ripresa economica di tutta la popolazione mondiale. Adesso la questione è che con i brevetti le case farmaceutiche hanno il monopolio dei vaccini, quindi di questo bene che ci servirà per cercare e sperare di uscire da questa situazione di crisi totale. E questo significa che in quanto detentrici di questo monopolio loro possono stabilire il prezzo d'acquisto dei vaccini, quindi Pfizer e AstraZeneca hanno già annunciato che aumenteranno il costo delle proprie dosi. Questo significa che la distribuzione dei vaccini sarà sempre a favore di chi offre di più, quindi dei paesi più ricchi. Se noi non avremo una dose a persona per tutta la popolazione mondiale, oltre a non essere eticamente corretto, sarà anche una grossa perdita dal punto di vista economico, di ripresa sociale ed economica a livello globale. Per cui noi siamo assolutamente a favore della sospensione dei brevetti. Grazie. Grazie. Grazie Didi Massavò. Volevo sapere se per caso era lì anche Angelo Barbato, che avrebbe dovuto intervenire adesso, ma non so se è in piazza oppure no. E ecco qui. Bene, allora do la parola a Angelo Barbato. Prego. Prego. Petizione europea per sospendere i brevetti dei vaccini e noi approfittiamo anche per presentare le proposte di cambiamento della legge 23 che ha, diciamo, sconquassato il servizio sanitario in Lombardia. Siamo qui, operatori sanitari, rappresentanti di associazioni, di organizzazioni della società civile per il diritto alla salute e teniamo assieme questi due impegni. Uno che è un impegno europeo per chiedere che i brevetti dei vaccini siano aboliti, almeno temporaneamente, e un altro è un impegno che riguarda la nostra regione, riguarda il fatto che noi vogliamo che sia cambiata radicalmente e profondamente la normativa che la regione Lombardia ha messo in piedi per ridurre a terra il servizio sanitario. Saluti a tutti e noi continuiamo il nostro lavoro della raccolta di adesioni. Ciao. Didi. Va. Grazie, grazie Angelo Barbato. Allora, adesso da Milano ci spostiamo a Roma.
dove dovrebbe esserci allora Alice Clemente, a cui chiedo appunto di raccontarci che cosa accade sulla piazza di Roma in piazza dell'Esquilino. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Certo. Salve, allora oggi noi di Chi si cura di te, Medicina Democratica, Link Roma e altre associazioni siamo in piazza dell'Esquilino per sostenere la battaglia a favore della sospensione dei brevetti sui vaccini e in generale per sostenere una sanità pubblica, democratica e che non si basi sul profitto per garantire il diritto alla salute di tutta la popolazione. Come ha già detto la dottoressa Massabò a Milano, la campagna di vaccinazione sta procedendo a rilento e non si vedono soltanto le differenze tra regioni che leggiamo sui giornali. Ci sono regioni più organizzate che hanno avuto più facilmente accesso ai vaccini, ma questa differenza si vede soprattutto a livello internazionale, in cui i paesi più ricchi hanno potuto vaccinare la popolazione con molta più facilità e più di 50 paesi nel mondo non hanno ancora ricevuto neanche una dose di vaccino. È evidente che la pandemia ha già messo in luce come una sanità basata sul profitto, basata sulla precarietà per quanto riguarda i propri operatori, non ha dato nessuna garanzia di superare la pandemia. E chiaramente noi non possiamo soltanto basarci sull'emergenza per garantire il diritto alla salute della popolazione, ma dobbiamo anche pensare alla situazione di normalità in cui tutti i cittadini e tutte le cittadine devono accedere alle cure, alla prevenzione e questo non può essere fatto sulla base della status economico-sociale individuale. Quindi oggi noi chiediamo a tutti e a tutte di sostenere la proposta che il 5 giugno sarà portata nuovamente davanti al WTO di sospendere i brevetti sui vaccini per evitare che il diritto, diciamo, alla prevenzione del Covid, così come poi nel discorso generale di tutte le altre patologie, sia soltanto per i paesi più ricchi e per le classi sociali che se lo possono permettere in questi stessi paesi. Allo stesso tempo, inoltre vorremmo che il WTO, che ha già una volta rigettato questo appello, lo accolga, di modo che tutto questo processo non venga soltanto dettato dalle leggi di mercato, ma che sia appunto dettato da quella che è la risposta ai fabbisogni di salute della popolazione. Io chiudo qui perché è già stato detto tanto e passo la parola ai compagni presenti in piazza. Grazie. Allora, do la parola a questo punto a Riccardo Bucci, sempre da Piazza dell'Esquilino. Prego. Oppure Edoardo Turi di Medicina Democratica, prego. Sì, devo uscire, scusami. Non so come si fa. No, questo. Vabbè, faccio così. Dai, tutto questo. Ecco, eccomi, mi sentite? Facciamo così che facciamo prima. Sì, va bene. Allora sì, sono Riccardo Bucci, Alter Ego Fabbrica dei Diritti, sono un avvocato, quindi non sono, diciamo, competente nella materia della medicina, ma più nella materia del diritto dell'emergenza. Quello che siamo in piazza anche noi oggi perché abbiamo analizzato quelli che sono gli strumenti che esistono in questo momento sul piano nazionale, europeo e internazionale, strumenti che sono stati scritti per affrontare l'emergenza e che non solo non vengono riportati a livello di comunicazione generale, ma neanche vengono utilizzati per combattere una delle emergenze più grandi che la storia recente dell'umanità abbia mai dovuto affrontare. In Italia abbiamo superato i 120.000 morti. Ma esiste una norma, quella riportata all'articolo 141 e 142 del codice delle proprietà intellettuali, che permette allo Stato di espropriare il brevetto, una proprietà intellettuale, espropriare quindi non soltanto la formula del vaccino, ma anche il processo di produzione,
anche prima che superi tutti i controlli, quindi ben prima che si raggiungesse poi l'acquisizione della licenza di tutti i vaccini che conosciamo, per poterlo meramente utilizzare, quindi senza avere un diritto commerciale sullo stesso, e produrlo in massa mediante appalti che, come sappiamo, nelle situazioni di emergenza vengono dati a destra e a manca. Eppure lo Stato italiano non ha fatto assolutamente nulla di questi 120.000 morti. Io credo che fino ad oggi una minima responsabilità il nostro Stato, il nostro governo, entrambi i due governi che si sono succeduti, forse ce l'hanno. A livello di Unione Europea, la richiesta di raccolta firme per la proposta legislativa che è stata promossa ha visto la Commissione Europea rispondere ai comitati di raccolta firme che la proposta di legge sulla moratoria dei brevetti non va assolutamente contro i valori europei, quindi è assolutamente legittima. Voi capite la particolarità della questione: l'Unione Europea ci dice che poteva legiferare e bloccare bloccare il profitto dei privati andando a utilizzare il vaccino in maniera pubblica. Ecco, anche in questo caso abbiamo un'Unione Europea che firma accordi contratti capestro con le aziende farmaceutiche e non permette nemmeno ai cittadini europei di prenderne visione, per quanto si riempia la bocca sui principi sulla trasparenza. Non sappiamo quanto sono costati quei contratti e non sappiamo neanche quante dosi devono darci AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Da ultimo mi riporto a quello che è il WTO, l'accordo sottoscritto da tantissimi stati a livello mondiale. Lo stesso accordo del WTO alla parte dei brevetti prevede che uno Stato, in caso di emergenza per la salute pubblica, possa prendere i brevetti e utilizzarli in proprio per la produzione mondiale. A questa norma hanno fatto riferimento Sudafrica e Argentina per chiedere la moratoria sui brevetti, sottoscritta anche da oltre 100 paesi, ma che non ha visto ovviamente il blocco da parte dei paesi più ricchi, che adesso speriamo, dopo le fantastiche esternazioni, perdonatemi l'ironia, di Biden e Putin, verranno ridiscusse l'8 e il 9 giugno al WTO. Gli strumenti ci sono. Io odio fare la metafora della guerra, ma la guerra, vede che abbiamo in questo momento un'arma per sconfiggere il nostro nemico, ma non la stiamo utilizzando. Grazie per l'opportunità di parlare. Passo adesso la parola al compagno qui vicino a me. Ciao, Edoardo Turi. Siamo qui come Medicina Democratica, Forum per il Diritto alla Salute e altre associazioni come Chi si cura di te, Link, in questa giornata importante. Io vorrei dire che l'iniziativa di fare una mobilitazione nazionale su questo tema richiama una necessità impellente, quello che tutto il movimento di lotta per la salute si unisca su una piattaforma. Non toccherò soltanto il tema dei vaccini, che è stato ben descritto dai compagni e dagli attivisti che hanno parlato prima di me. Però vorrei dire che se noi non ci rendiamo conto che la spesa sanitaria, oggi molto aumentata grazie all'epidemia, ma fondamentalmente in diminuzione come previsto dal DEF, va al 50% al privato, questo vuol dire che il Servizio Sanitario Nazionale, propriamente detto, della legge di riforma sanitaria del 78, verrà affondato. Dobbiamo porre alcuni obiettivi unificanti per tutti. Io credo dovremmo sforzarci di dire che le reinternalizzazioni, la lotta contro il precariato e per le assunzioni del Servizio Sanitario Nazionale è uno dei punti principali su cui, tra l'altro, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza ci chiama una vigilanza assoluta, perché tutti quei soldi, peraltro meno di quanto era stato previsto nell'immediatezza, andranno in gran parte al privato accreditato e al terzo settore. L'altra questione è il gigantismo delle ASL, la mancanza in questo contesto istituzionale delle cure di prossimità e la mancanza di democrazia delle ASL e di impossibilità di controllo da parte dei cittadini, che anche l'epidemia ha evidenziato, che si concretizza in una figura anacronistica che è quella monocratica del direttore generale delle ASL. E infine il tema dell'autonomia differenziata, contro cui dobbiamo batterci, perché l'epidemia ha dimostrato che combattere una malattia, tra l'altro con delle origini sociali e ambientali, è impossibile con 21 servizi sanitari regionali diversi. Se non troviamo una piattaforma unificante dei movimenti, credo che sarà ben difficile che noi riusciremo a difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Credo che questo sia tutto quanto da Roma. Grazie, passo ad Antonio Muscolino la linea per gli altri collegamenti. Ciao.
Grazie da Roma. Dunque, in questo momento passiamo a questo punto a ritorniamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, dunque, dove c'è Pia Panseri che ci dirà appunto di quanto accaduto, perché oggi sarebbe dovuta esserci appunto un'iniziativa a Albino. Prego. Prego Pia. Ok, mi sentite? Sì, sì, adesso sì. Non riuscivo. Niente, noi avremmo dovuto essere, io avrei dovuto insieme ad altre, al coordinamento e ad altre persone, essere in piazza ad Albino, e questa cosa non è stata possibile. Albino è un comune in Val Seriana, per intenderci, a pochi chilometri, una decina di chilometri da Alzano, che tutti conoscono. È un comune di circa 18.000 abitanti che ha una giunta leghista dal 2014. E in questo comune è successa una cosa, ed è per questo motivo che noi, come coordinamento bergamasco per il diritto alla salute, avevamo scelto questo sito per essere lì oggi. In questo comune c'è un hub vaccinale che è stato dato in gestione a una cooperativa di medici privata che è imperversa in Lombardia, che si chiama IML, Iniziativa Medica Lombarda, i quali avevano in gestione questo hub per la somministrazione dei vaccini. Premetto che questi medici si sono costituiti in una cooperativa per azioni, così si definiscono loro in Facebook, e avevano aderito con grande enfasi alla storia del gestore, che in Lombardia è stata molto contestata. Detto questo, è successo che un paio di settimane fa, di notte, c'è stato un blackout e 1.000 vaccini sono andati, scusate il francesismo, nel cesso, perché i tecnici non sono stati avvertiti, ma dormivano, era notte, sono andati al mattino e i vaccini non erano ovviamente più buoni. Questa notizia qui è passata molto sotto silenzio, per cui noi avevamo scelto questa location. Il comune d'Albino ci ha preso in giro per una settimana e alla fine ci ha detto che noi, per un cavillo burocratico che non vi sto a spiegare, siccome non ci ha dato lo spazio. Noi torneremo sabato prossimo ad Albino, questo è sicuro. Noi comunque, come coordinamento, siamo nelle piazze tutte le settimane a raccogliere le firme contro la proprietà intellettuale dei vaccini e a parlare con la legge della legge 23, perché riteniamo che sia indispensabile, intorno a questo argomento, che ci sia la massima chiarezza e comprensione. Far comprendere alla gente lombarda come la radice del disastro, che ha colpito tra l'altro molto duramente, sia dentro questa legge, che ci vogliono ripropinare cambiando semplicemente qualche virgola. 6.000 più vittime che ci sono state, sembrerà quasi banale magari parlarne, ma il mio pensiero non può fare a meno di andare tra le pieghe neanche troppo nascoste della tragedia di Stresa. La cito perché tutte le grandi tragedie italiane, dal Vajont al Ponte di Genova, alla mancata zona rossa di Alzano, fanno parte di un'unica narrazione: il profitto. Il profitto pagato troppo e troppo spesso con vite umane. La legge 23 ha consegnato e consegnerà ancora di più la sanità, che è il nostro più grande bene comune, nelle male mani fameliche dei privati, il cui primo interesse è ovviamente il profitto. È per questo che noi saremo nelle piazze a partire da Albino sabato
sabato prossimo per rivendicare fino allo sfinimento il diritto ad una sanità pubblica, per chiedere dimissioni della Giunta Fontana, per pretendere in ogni distretto la realizzazione delle case della salute ad esclusiva gestione pubblica, per una vera sanità territoriale contro le liste d'attesa. Sappiamo che insieme alla manifestazione, alla mobilitazione, bisognerà costruire delle vertenze. Le faremo a partire, per quanto riguarda Bergamo, dalla decimazione dei medici di famiglia, dove nel nostro territorio ne mancano più di 100. Sabato prossimo l'appuntamento sarà quindi ad Albino. Saremo lì per chiedere conto dei 1000 vaccini buttati, per raccogliere le firme ed informare la popolazione su cosa passa sulle nostre teste, e faremo una conferenza stampa e una diretta Facebook, se riusciamo ad organizzarla. Sarà presente anche l'avvocato Consuelo Locati, quale legale portavoce dei familiari delle famiglie dei vittime di Covid. Vi lascio ovviamente con la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda. Grazie a tutti per la pazienza. Grazie Pia. Dunque adesso ritorniamo a Monza. Dunque a Piazza Centemero Paleari, dove c'è Adriano Querci. Prego Adriano Querci. Ok. Mi sentite? Sì. Vai Adriano. Allora, a Monza, siamo a Monza in centro, stiamo raccogliendo firme per contro i brevetti sui vaccini e anche per la riforma della legge regionale 23, che tra le altre cose sostiene con la regione l'autonomia differenziata. La legge regionale 23 è quella che ha consegnato al privato la sanità lombarda. È quella che ha fatto sparire la sanità di territorio, che ha fatto sparire la sanità di prevenzione, che mette gli ospedali in competizione con fra loro e scarica sugli ospedali i servizi, la mancanza di una medicina di base. Quello che noi stiamo cercando di fare oggi è sensibilizzare la gente, temendo che invece le vaccinazioni attenuino l'interesse. La Regione Lombardia sta sfidando il governo, perché ha predisposto un piano di riforma della legge 23 che è esattamente contro quello che il governo ha già detto da oltre un anno. Ma vanno avanti in perdita. Noi siamo qui per affermare la necessità di una sanità pubblica, di una sanità distribuita nel territorio, di una sanità che si occupi dei malati, sia in prevenzione prima, sia per quanto riguarda coloro che sono disabili o per gli anziani che sono nelle RSA, e poi ancora per le donne e la medicina di genere, e per il potenziamento del servizio medico di base, che in Lombardia sta facendo una brutta fine. La Lombardia non è l'eccellenza. È l'eccellenza della restaurazione. La Lombardia è l'eccellenza della restaurazione. Stiamo ancora subendo gli effetti delle riforme che ci ha imposto Formigoni e la sua banda. Noi andremo avanti tutto il giorno fino a stasera, sensibilizzando la gente, informando, facendo in modo che ci sia attenzione sia per la questione dei vaccini, che va assolutamente risolta. Ricordiamoci che il profitto in questo momento è quello che prevale in troppe occasioni, in troppi aspetti della vita. Ricordiamoci che l'amministratore delegato della Pfizer si vendette le sue azioni per 5 milioni di dollari, ricavando un bel profitto da quell'operazione, ben sapendo che l'Europa, e non solo l'Europa, avrebbe acquistato i loro vaccini. L'India produce vaccini per quasi tutto il mondo ed è nelle condizioni peggiori, perché i suoi vaccini vengono ceduti agli altri, le società, le multinazionali,
li cedono ai paesi più ricchi. Quindi i paesi più conciati sono quelli che hanno meno possibilità di. Noi abbiamo bisogno assolutamente che non solo siano eliminati i brevetti sui vaccini o quantomeno sospesi, ma che sia diffusa la vaccinazione in sicurezza. Buona giornata a tutti. Buon lavoro. E buon lavoro. Resistiamo. Grazie. Grazie. Allora, a questo punto dovrebbe esserci Domenico Tria da Matera. Vediamo se riesco a, a trovarlo. Al momento non lo trovo, per cui direi che possiamo, possiamo proseguire, poi lo richiamiamo. Andiamo a Lodi, Piazza Castello, con Enrico Bosani. Enrico Bosani. Che non vedo però. E niente, per cui proseguiamo con Bologna, andiamo in Emilia-Romagna. Dunque, ci sono due interventi. Il primo è di Silvia Mattei e il secondo è di Antonio Madera. Per cui Silvia Mattei, prego. Ok, buongiorno, mi sentite? Sì. Ok, buongiorno, ciao Antonio, grazie. Allora, io mi chiamo Silvia Mattei e sono una medica in formazione specialistica in anestesia e rianimazione e faccio parte di Materia Grigia. Materia Grigia è un collettivo di personale sanitario medico e quindi medici nato a marzo scorso durante i primi mesi della pandemia. Per noi il 29 maggio è un anniversario molto importante perché l'anno scorso, in questa data, dopo mesi di raccolte idee, di confronti, di dibattiti, esordivamo con la nostra prima piazza, in collaborazione con le stesse associazioni, organizzazioni e collettivi con cui ancora ci confrontiamo oggi e gli stessi con cui abbiamo chiamato le piazze per la giornata di oggi, del 29 maggio del 2021. A questo proposito invito chi ci sta ascoltando a riunirsi a Bologna, per cui la piazza si terrà oggi pomeriggio alle 15.30. Quest'anno però, rispetto all'anno scorso, c'è un cosiddetto un surplus, nel senso che da qualche mese è iniziata una collaborazione non solo con tutte quelle realtà che sono del nostro territorio, della nostra regione e dell'Italia, ma anche una lotta collettiva, per così dire, assieme ad alcune organizzazioni di tutta Europa. Personale sanitario di Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito, Romania, per citarne alcuni, e questa lotta diciamo che è destinata a continuare e a organizzarsi in maniera trasversale. Questo per noi rappresenta una grossa opportunità perché appunto, come più volte abbiamo ripetuto anche nel corso degli interventi di oggi, la salute è un diritto universale, è un diritto di tutti e questa lotta diventerà internazionale per rivendicare appunto salute e accesso alle cure per tutte e tutti. Materia Grigia nasce l'anno scorso con la rivendicazione principale dell'abbattimento dell'imbuto formativo, cioè quel processo in cui si trovano molti medici alla fine del ciclo di studi in medicina e chirurgia nel post laurea, ovvero si trovano a non riuscire a superare un concorso di specialità perché i posti programmati per la formazione di nuovi medici specialisti e di medicina generale erano troppo pochi rispetto ai medici che venivano formati dal corso di studio. E questa è una cosa gravissima, ancora di più se pensiamo all'enorme fabbisogno di specialisti e medici di medicina generale che veramente trovano a mancare e la pandemia non ha fatto altro che slatentizzare questo problema e questa grave carenza. Ci siamo trovati a confrontarci con colleghi sfiniti, con ore di straordinario non pagati, ferie bloccate, colleghi in ginocchio per mancanza di un ricambio e appunto di un ricambio generazionale e anche di un aiuto da questo punto di vista. Quest'anno, alla luce della situazione attuale, quindi il 29 maggio del 21, ci portiamo a porre l'attenzione su quella che è la battaglia dei vaccini, la battaglia vaccinale, il piano vaccinale della nostra regione e della nostra nazione.
Chiediamo non soltanto che vengano sospesi i brevetti sui vaccini, cosa che abbiamo già affrontato anche nella mattinata di oggi, ma chiediamo anche un'uguaglianza delle condizioni sia delle persone a cui vengono somministrati i vaccini e sulla modalità di scelta di queste somministrazioni, ma anche del personale che si trova a somministrarli. Infatti il personale, i medici assunti, sono assunti spesso da enti diversi, da associazioni diverse, con contratti di lavoro diversi, spesso con dei salari molto differenti. E questo rende evidente ancora di più delle discriminazioni tra personale sanitario. Infine, questo problema dei vaccini non è altro che una soluzione tampone. È vero, dobbiamo vaccinare tutta la popolazione e questo ci permetterà di affrontare la pandemia, ed è una sola prima battaglia, è la punta dell'iceberg. Infatti la pandemia ha fatto emergere dei problemi che sono ben più gravi e consistenti e di lungo tempo rispetto a questo che è emerso negli ultimi tempi. Quello che richiediamo è una riforma della formazione medica in toto, immediata, necessaria, affinché venga formato personale sanitario preparato e attento. È necessario, richiediamo una stabilizzazione dei contratti dei lavoratori e di tutti i lavoratori del personale sanitario e una restaurazione vera e propria della medicina del territorio, che come la pandemia ha fatto sottintendere e come ci siamo accorti veramente nel lavoro di ogni giorno, questo rappresenta il filtro principale e primario per tutta la popolazione, anche alla luce del fatto che il paziente con cui ci troviamo davvero a che fare al giorno d'oggi è un paziente cronico nella maggior parte dei casi, nella sua delicata complessità. Concludo ribadendo che la salute è un diritto di tutte e di tutti e l'accesso alle cure deve essere universale, come abbiamo detto più volte. Vi saluto con queste frasi che spesso abbiamo sentito di recente, ma non risultano mai banali. La salute non si vende e no profit on pandemic. Grazie. Grazie, grazie tante. Rimaniamo a Bologna e questa volta parliamo di un altro argomento che è comunque fondamentale nelle varie riforme che ci sono, per cui do la parola a Antonio Madera. Sentite, sì? Prego. Sì, sì, sentite. Prego. Benissimo, buongiorno a tutti, grazie Antonio, grazie a Medicina Democratica. Io parlo per l'autonomia differenziata, ma permettetemi una piccola parentesi iniziale che riguarda la mia autostima. Io rimango sempre l'unico in Italia a ricordare che c'è un diritto costituzionale allo studio, alla scuola, all'istruzione della scuola, e questo prevederebbe anche l'abolizione del numero chiuso alle facoltà universitarie, che è un altro problema grosso che se non risolviamo non riusciremo mai a spalmare le risorse umane per la medicina territoriale che tanto invochiamo. E sono l'unico ancora, ma abbiamo perso 2 anni, il prossimo anno accademico non ci riusciremo, speriamo nel prossimo, e fra 8 probabilmente avremo dei risultati. Autonomia differenziata, non ve la spiegherei più perché lo sapete tutti cos'è, è la richiesta di poteri legislativi. Il problema grosso sul quale vorrei incentrare questo argomento è invece una riflessione, uno sulla trasparenza, ovvero questo progetto di autonomia differenziata, che poi è la regionale, insomma, la sta portando avanti l'area di sinistra. Ormai la Lega, eccetera, eccetera, non fanno più niente. Ci sta pensando Bonaccini, che ha iniziato con Gentiloni, e boccia. E questo la gente non lo sa. Il problema più grosso è che non è assolutamente informata. E la riflessione che io faccio è questa: a me piacerebbe ascoltare in tutti questi dibattiti di tutte queste notizie che abbiamo, di tutte queste lotte che sono assolutamente condivisibili e sul quale bisogna impegnarci tutti, facendo più rete, più massa possibile. Bisognerebbe che tutti noi, tutti, nessuno escluso, facessimo uno sforzo impegnando 10 secondi, bastano quelli, di ogni nostro intervento, ponendo la domanda: sulla mia lotta come influirà l'autonomia differenziata? Non il titolo quinto stiamo già vedendo come sta influendo sul disastro che sta succedendo, ma se passa il DDL boccia o l'equivalente che hanno già ricollegato alla prossima finanziaria, cosa succederà sulla mia lotta? Ecco, 10 secondi dell'intervento di ognuno di noi da oggi in poi dà informazioni, crea consenso e crea soprattutto trasparenza. Cioè, dobbiamo dire al mondo che l'autonomia regionale non sta passando
attraverso la Lega e il presidenzialismo che di fatto si creerà con 20 presidenti di regione, non sta passando attraverso Fratelli d'Italia, sta passando attraverso persone come Bonaccini, Gentiloni, Boccia e compagnia bella. È una riflessione molto dura questa, ma io vorrei che tutti quanti noi ci impegnassimo 10 secondi della propria lotta a porci e a porre questa domanda. Vi ringrazio e ringrazio ancora Antonio Muscolino, che compenso con 2 minuti risparmiati sull'intervento. Grazie a Medicina Democratica. Grazie, grazie Antonio. Dunque adesso ritorniamo in Lombardia e andiamo a Monza, dove c'è andiamo a Lodi, dove c'è Enrico Bosani. Prego Enrico. Sì, grazie Antonio e ciao a tutte e a tutte anche da Lodi. Anche noi siamo scesi in piazza per i motivi che hanno ricordato già i compagni e le compagne che mi hanno preceduto, ossia la raccolta di firme sull'iniziativa di cittadinanza europea per la moratoria dei vaccini e la questione grossa che stiamo affrontando tutti della riforma regionale della legge 23. Abbiamo avuto un buon successo, abbiamo raccolto un po' di firme, divulgato un piccolo opuscolo che abbiamo preparato noi e che ha trovato buona riscontro tra la gente, in cui illustriamo in modo sintetico i contenuti della legge 23, i problemi della legge 23 e le soluzioni che proponiamo come coordinamento lodigiano per il diritto alla salute. Avevamo di fianco anche un gazebo della Lega, i quali si sono ben guardati dal ribattere quello che dicevamo. Ci sono stati diversi interventi anche ai microfoni, cosa che ci ha fatto piacere anche di 2 persone che hanno portato il loro problema personale, che non sono in grado di risolverlo attraverso la medicina pubblica, sono stati costretti a rivolgersi alla medicina privata. Perché una delle grosse distorsioni della legge 23 è proprio questa, quello che la depotenziamento della medicina pubblica ha portato i cittadini in modo più o meno inconsapevole o più o meno costretti alla necessità a rivolgersi alla medicina privata, spesso pagando di tasca propria, per vedere soddisfatti i propri bisogni di cura e di salute. E questa è una cosa assolutamente da modificare, da cambiare per il futuro. Noi nell'Lodigiano abbiamo cominciato poi anche una battaglia, una vertenza nei confronti dei sindaci e di ATTS, chiedendo che perlomeno vengano rispettati i livelli minimi di assistenza che loro stessi hanno definito come minimo necessario per assistere e curare le persone. Questo, come tutti voi sapete, è assolutamente disatteso. Le liste d'attesa sono lunghissime come dovunque. Le persone non riescono a fare prevenzione, a fare i controlli, anche per malattie serie, anche per malattie oncologiche. E io credo che nei prossimi tempi registreremo purtroppo un picco di problemi e di ospedalizzazione anche per malattie oncologiche, perché la mancanza di terapie di controllo e di verifica porta ad aggravare tutti questi danni. Non voglio poi ricordare il problema della disabilità psichico-fisica che sia e della malattia cronica. Abbiamo famiglie intere abbandonate loro stesse e che devono preoccuparsi in prima persona di risolvere il problema, perché non c'è nessuno che gli aiuta e gli dà una mano. Un altro pezzettino che stiamo costruendo insieme ad altri coordinamenti è quello della vertenza che riguarda la ST, Città Metropolitana di Milano. Siamo in coordinamento con i coordinamenti delle varie SST, quella di Lodi, quella di Melegnano Martesana, quella di Milano, soprattutto il gruppo che si occupa dei 2 ospedali, e quella di Sesto San Giovanni, e insieme stiamo cercando di costruire una piattaforma rivendicativa che presenteremo insieme ai vertici della TS Città Metropolitana e a tutte le ASST conseguenti che fanno riferimento a questa TS. Crediamo che questo sia un momento importante, che sia un momento fondamentale, perché se le apriamo le vertenze, le apriamo direttamente per il riconoscimento dei diritti fondamentali, dei bisogni fondamentali della salute,
e insieme indichiamo la possibilità di vedere riconosciuti direttamente questi bisogni, potremo fare un passo avanti alla nostra lotta e alla nostra richiesta. Noi siamo profondamente convinti che questo snodo sia fondamentale, questo della riforma della legge 23, ma siamo altresì convinti che o diventa un'iniziativa di massa o riusciamo a coinvolgere la gente, e anche questa mattina la sensazione è che la gente si può coinvolgere. La questione sanitaria è troppo importante ed è troppo sensibile adesso perché venga passata in secondo ordine, o riusciamo ad allargare questa pressione popolare dal basso per una discussione democratica, popolare, dei territori sulla riforma della legge 23, o altrimenti rischiamo di trovarci davanti ad una riforma scritta a tavolino da poche persone dopo un confronto tra segreterie di partiti e all'interno degli uffici della Regione Lombardia. Una cosa che crediamo sia assolutamente da scongiurare. Quindi l'Odi c'è, come l'Odigiani ci stiamo muovendo, in collaborazione, in coordinamento con gli altri ATS e in coordinamento col coordinamento regionale lombardo, e continueremo anche qua a dire alla gente che ci si può curare bene, ci si può curare meglio con la sanità pubblica, ma farlo è una precisa volontà politica. Chi governa adesso la Lombardia sta facendo altre cose e dobbiamo combatterlo. Vi ringrazio, ciao a tutte e tutti. Bene. Grazie a Enrico Bosani dalla Piazza di Lodi. A questo punto andiamo proprio dall'altra parte dell'Italia, andiamo a Matera, in Basilicata, dove c'è Domenico Troia. Prego, Domenico. Prego. Mi senti, Antonio? Certo, certo. Allora, buongiorno. Dico 32, a Medicina Democratica. Siamo sulla piazza di Matera. Adesso è terminata la manifestazione del SIALS. E qui con me l'organizzatore. Ed è presente anche l'Associazione Amanti Mario Murgia. Chi vi parla da Matera è Domenico Troia, responsabile provinciale diabetici, ma aderisco a Medicina Democratica. C'era anche la rappresentanza del coordinamento sociosanitario della provincia di Matera, oltre agli altri rappresentanti dei territori sanitari della regione Basilicata. L'altro giorno abbiamo letto la vostra relazione nel consiglio direttivo ed è stata approvata, quindi noi approviamo il documento. Siamo in presenza del SIALS qui a Matera. La manifestazione Dico 32 a noi sta bene. Portiamo la voce di Matera in tutta Italia con questo collegamento, ma quello che a noi serve è i territori sanitari, devono essere ripristinati i territori sanitari, sposando l'idea di più territorio e meno ospedale. I problemi sono tantissimi nella nostra zona, quindi anche se c'è un'attività politica regionale che non favorisce minimamente la sanità, anzi siamo veramente giù, molto giù. Quindi il sistema sanitario regionale a questo punto, dal titolo quinto della Costituzione, ha fallito e quindi siamo nelle condizioni di rivedere con tutte le associazioni, in modo particolare con Medicina Democratica. Vorrei leggere una piccola riflessione. Quindi la nostra piazza è una manifestazione civica insieme per la sanità materana, ma non solo per la sanità materana, per tutti i territori sanitari regionali. In modo particolare il territorio sanitario materano, che abbraccia i comuni limitrofi della provincia di Bari e della provincia di Taranto. Quindi l'ospedale di Matera è centrale. Io lo chiamo ospedale centrale perché abbraccia il territorio murgiano. Inoltre,
per le cure. L'attenzione va data al cittadino paziente, quindi il cittadino paziente è al centro e la sanità pubblica deve comunque dare cure e prestazioni ai cittadini, sposando sempre il tema di più territorio e meno ospedale. Questa manifestazione che abbiamo avuto forza noi di farla sul territorio del Materano è grazie alla FIALS che ha dato voce sul nostro territorio, ma hanno partecipato a questa manifestazione i rappresentanti dei territori sanitari di Lago Negro, di Melfi e del Metapontino, territori che sono in sofferenza. Inoltre, per quanto riguarda i vaccini, noi siamo del parere che dobbiamo cercare di aiutare e collaborare a dare le nuove tecnologie e fabbricare, produrre vaccini Covid-19, perché questa non è una guerra tra popoli, ma è una guerra di un maledetto virus Covid-19 contro tutti i popoli della terra. Quindi è bene che ci diamo una mossa. Questa è la nostra riflessione. Sto per chiudere, concludo dicendo: da epidemia a pandemia il passo è stato breve, ecco il coronavirus Covid-19. Mi chiedo come mai non ha funzionato la vigilanza sanitaria pubblica? Sono disorientato. Datemi almeno un diritto alla speranza. Mi sento sotto fuoco amico. Speriamo che da questa atroce guerra invisibile che ha fatto migliaia di vittime senza sparare un solo proiettile, e chi di dovere e nel rispetto dei cittadini abbia fatto esami di coscienza a cuor proprio. E visto che si è sempre pensato a studiare e a finanziare il futuro per stare meglio, ricorrendo puntualmente all'approvvigionamento ed allo studio di nuove armi nucleari e non. Ma avrei preferito anche lo studio della ricerca nell'ambito della sicurezza sanitaria nazionale. Chiedo alla sanità pubblica nazionale, spezzettata in 21 parti, e che ha messo in evidenza oggi le differenze, ma i tagli alla sanità e all'assistenza degli anziani e dell'infanzia, ai poveri, agli extracomunitari, sono per caso serviti a migliorare il sociale sul territorio nazionale? Se qualche amministratore della nostra bella e amata Italia, libera e democratica, potenza di civiltà e cultura, mi dovesse dire di sì, ho forti dubbi. E spero che con l'attuale esperienza, la grande lezione ricevuta dal Gran Maestro Covid-19, si sia rinsanito il cervello e sempre con l'alibi del futuro migliore si approvvigioni, si studi e si finanzi il modo di combattere e provvedere alle avversità che vanno per davvero contro l'umanità e che non ci si trovi preparati. E che la sicurezza sanitaria nazionale non si trovi più nell'emergenza. Vedi gli sforzi, l'impegno sino allo sfinimento e i caduti sul campo dei nostri bravi sanitari, anche se quasi sempre la natura, non da sola, errore da evitare, ci porta a disastri del genere. Certo, non ho la pretesa di insegnare nulla al mondo, visto la mia età con un'esperienza di lunga vita, ma è solo uno sfogo contro la nostra inettitudine e guerra fondai come dei titoli dei notiziari, la strage degli innocenti. Aiutiamo chi ha bisogno, siamo nel terzo millennio, l'unione fa la forza, sposando la nota che la salute è bene comune. L'esistenza umana è volta verso i nobili sentimenti di pace, fede, amore e speranza. È proprio la speranza che permette di accendere i lumi della pace, della fede, dell'amore. La nuova alba che illumina il futuro dell'umanità. Da Matera è tutto. Grazie, arrivederci. Salutiamo Domenico Troia. A questo punto andiamo verso le conclusioni. Dunque do la parola a Vittorio Agnoletto per fare il punto di situazione relativamente alla questione ICE sui brevetti. Prego, Vittorio. Ciao a tutti, ciao a tutte. Sono in Piazza Duca d'Aosta a Milano, dove si sta svolgendo l'iniziativa. A fianco c'è Piazza
Piazza Argentina, dove c'è l'iniziativa anche organizzata da CGL, CISL e UIL. L'obiettivo è molto semplice di questa giornata di mobilitazione in tutta Europa. Noi dobbiamo arrivare a raccogliere 1 milione di firme per obbligare la Commissione europea a rivedere la propria posizione relativamente alla richiesta di moratoria sui brevetti avanzata dall'India, dal Sudafrica e appoggiata da oltre 100 nazioni. Come sapete, a favore della moratoria si sono pronunciate 270 organizzazioni non governative, oltre 140 tra premi Nobel ed ex capi di Stato. C'è stata un'apertura da parte del presidente degli Stati Uniti Biden, c'è stato un appello da parte di Papa Francesco, ma la posizione della Commissione europea continua a essere quella di chiusura. Anzi, al termine del Consiglio europeo che si è svolto un paio di giorni fa, hanno deciso di rivolgere un appello alle aziende farmaceutiche perché aumentino le licenze volontarie. Che cosa significa concretamente? Significa chiedere alle aziende farmaceutiche di aumentare le donazioni ai paesi del sud del mondo, di aumentare la produzione, ma noi sappiamo benissimo che queste forme di carità non risolvono qualcosa che invece è un diritto. Siamo nella situazione nella quale 3/4 dell'umanità non riceverà il vaccino entro la fine di quest'anno. Bisogna spiegare ai nostri concittadini e alle nostre concittadine che non stiamo facendo un'attività puramente di, diciamo così, solidarietà o una tutela di diritti di persone lontane. Ci stiamo battendo per i diritti di tutti, a cominciare dai diritti anche nostri, perché se i vaccini non ci saranno in tempi brevi in ogni angolo del mondo, allora noi avremo il rischio che il virus continuerà a diffondersi. Moltiplicandosi si selezioneranno dei ceppi virali maggiormente aggressivi, i quali poi ricompariranno anche in Europa, ricompariranno anche in Nord America. Nessuno potrà sentirsi sicuro, perché non sapremo se i vaccini che avremo a disposizione allora saranno in grado di distruggere nuove varianti. Quindi un'azione molto importante. Ed è anche fondamentale l'impegno qua in Italia, perché il presidente del Consiglio Draghi, durante il Global Health Summit di venerdì scorso, aveva fatto una dichiarazione generica di apertura verso la moratoria, dichiarazione che si è immediatamente rimangiata alla conclusione del Consiglio europeo di martedì, sollevando questioni pretestuose. Chi dice che con la moratoria non aumenta la produzione dei vaccini dice delle bugie. Noi sappiamo che ci sono aziende in India, addirittura in Bangladesh, in Corea, in Sudafrica, in Brasile, che potrebbero già oggi, oltre che in Unione Europea, produrre i vaccini e che non possono farlo perché devono rispettare i brevetti. Quindi la battaglia per la moratoria è una battaglia assolutamente fondamentale. Ovviamente India e Sudafrica, presentando una nuova versione della loro richiesta, hanno specificato che chiedono una moratoria sui vaccini, una moratoria sui farmaci per il Covid e chiedono anche una moratoria sui kit diagnostici, perché se cadono i brevetti ma non viene socializzato know-how si può fare ben poco. Tutto questo, non dimentichiamolo, è previsto anche nel documento fondativo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, articolo 9, che dice esplicitamente che in determinate condizioni gli accordi commerciali stabiliti dentro l'Organizzazione Mondiale del Commercio possono essere rimessi in discussione. Io ricordo a tutti che da qualche giorno si può firmare anche sui moduli cartacei, sempre in stampatello, non dimenticatevelo, oltre che si può firmare ovviamente online. Il sito è noprofitonpandemic.eu/it. Buona giornata a tutti e a tutti. Grazie, grazie Vittorio del punto della situazione. Allora, noi avremmo l'ultima piazza, che è quella di Mantova, dove c'è Sergio Malchassian, se vuole intervenire per appunto dire qual è la situazione a Mantova
in modo tale che poi possiamo concludere. Bene, se mi sentite vi saluto tutti. Sì. Oh, ci siamo? Sì, sì. Ok, allora cos'è successo a Mantova? A Mantova ci siamo ritrovati come gruppo fondatore formato da Spazio Sociale Le Boie, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, non una di meno Mantova, e abbiamo cercato di convincere altre persone e altre organizzazioni ad unirsi a noi e abbiamo ottenuto l'adesione di Arci Provinciale di Mantova, Arci Virgilio, Arci Tom, Benessere per San Giorgio Bigarello, Salvatore Coapursi, che è un consigliere del gruppo misto di Suzzara, Cittadinanza Attiva Mantova e Provincia, Circolo Libertario Mantovano, Equal, Europa Verde, la Sinistra per Suzzara, per Mantova, Possibile Mantova, Potere al Popolo, Sabbioneta in Cambiamento, Futuro, aia, Salute, Ambiente e Futuro, Verdi per Mantova e il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio. Quindi lavorando qualche piccolo risultato si riesce a ottenere e pensiamo che oggi noi, con la manifestazione che andremo a fare in piazza Sordello, che è una piazza storica importante ed enorme, possiamo riuscire a sensibilizzare ancora di più la popolazione, che ci ha già dato parecchi riscontri, e nel momento in cui abbiamo fatto i tamponi e nel momento in cui abbiamo raccolto le firme, e che siamo orgogliosi della raccolta che abbiamo fatto, e per tutta la mobilitazione che ci sta dietro, gente che è andata a volantinare le varie frazioni di Mantova, i vari paesi fuori Mantova, insomma il lavoro è stato fatto e ci sta dando qualche piccola soddisfazione. Voglio a questo punto lasciare spazio agli altri. Vi ringrazio per averci ascoltato. Saluti a tutti. Ok. Dove è andato? Ciao. Grazie. Mi hanno... Boh. Dunque, dicevo, sì, ci è stato qualche problema tecnico, l'intervento di Cosenza, mi hanno inviato i loro interventi video, purtroppo, come avete potuto vedere, per questioni tecniche abbiamo un po' di problemi nel far visualizzare direttamente i video, li pubblicheremo comunque sulla nostra pagina Facebook e anche sulla pagina di Medicina Democratica e sulle pagine chiaramente di Dico 32. Con questo io direi che possiamo chiudere, siamo rimasti in un quarto d'ora di differenza, che mi pare vada già abbastanza bene. Abbiamo fatto questo breve giro d'Italia, considerando che le iniziative di questo genere ci saranno anche questo pomeriggio in altre zone d'Italia. E
per cui è stato solo un piccolo elemento di tutte le che si stanno mobilitando. Credo che sia una volta di firmare, raggiungere il milione di firme. Per quanto riguarda l'Italia, si pensa che un target dovrebbe essere intorno ai 150.000 firme solo in Italia, siamo a 200.000 in tutta Europa, insomma c'è parecchio lavoro da fare. È chiaro che delle iniziative come queste danno, diciamo così, spinta a una maggiore possibilità di raccogliere firme in una giornata, però questo tipo di appunto di raccolta firme deve andare avanti anche nel resto dei mesi. Da oggi, come sapete, è anche possibile firmare virtualmente, diciamo, ma comunque aderire all'ICE attraverso anche la parte cartacea, per cui dove ci sarà questa possibilità nei vari paesi, nelle varie zone, invito tutti, insomma, a pubblicizzare per fare in modo che si possa arrivare a questa quota del milione di firme per poter fare in modo che questa iniziativa di cittadini europei venga discussa dal Parlamento europeo. Per cui è un lavoro che andrà avanti anche nelle prossime settimane. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e tutte le persone che hanno seguito. E niente, firmate e ci rivediamo, credo, a breve anche per altre questioni relative prettamente alle politiche sanitarie. Ciao a tutti e tutte.